Il governo Renzi ha nominato 44 sottosegretari. Salta l'unico esponente democratico del governo Letta, il catanese Beretta. Nulla da fare nemmeno per Luca Bianchi, assessore all'economia, e per Magda Culotta, deputata del PD, dati entrambi in pole position. Confermati invece i due sottosegretari del nuovo centrodestra, rispettivamente Castiglione all'economia e Vicari allo sviluppo economico. Soddisfatto il capogruppo all'ARS di NCD, Nino D'Asero, mentre il vice segretario del PD, Mila Spicola, lamenta la mancata rappresentanza per il PD siciliano. È il fine settimana delle polemiche intorno al MUOS. A 24 ore dalla grande manifestazione contro il sistema militare statunitense, arriva una doccia fredda per il movimento degli attivisti, che si oppone all'attivazione delle parabole del sistema di comunicazione della Marina USA anni scemi. La questura di Caltanissetta ha diramato una nota con la quale vieta ai manifestanti di attraversare la sugheretta di Niscemi, perché è ritenuta pericolosa per l'incolumità pubblica. Ma gli attivisti non si arrendono. Non ci faremo intimidire, protesteremo comunque. 100 milioni di euro per rilanciare in Sicilia il lavoro e l'imprenditoria giovanile. Questo è l'obiettivo della regione che, attraverso il piano giovani presentato a Palazzo d'Orleani, intende dare opportunità agli under 35, laureati e non in cerca di prima occupazione o intenzionati ad avviare una nuova impresa. Intanto il governatore Crocetta annuncia: farò un governo di giovani ma senza NCD. Morta da 2 anni ma dimenticata in una cella frigorifera dell'obitorio di Palermo. Si sono svolti oggi nella chiesa di Santa Chiara i funerali di Nike Favurra Adekunle, la giovane nigeriana di 20 anni trovata carbonizzata nelle campagne di Misilmeri nel dicembre 2011. La ragazza, arrivata in Italia in cerca di un futuro migliore, era stata costretta a prostituirsi da alcuni suoi connazionali sino alla tragica uccisione. Ad impedirne sinora il seppellimento, alcuni cavilli burocratici risolti su interessamento del coordinamento antitratta. La salma di Nike riposerà adesso nel cimitero comunale di Misilmeri. I vigili urbani del NOPA hanno sequestrato una palazzina pericolante in via Case di Troia a Palermo. L'immobile di 3 piani era disabitato. Nel 1989 era già avvenuto un primo crollo riguardante un'ala. Il comune di Palermo aveva emesso 3 ordinanze di messa in sicurezza, l'ultimo nell'agosto scorso, tutte disattese. Adesso sono scattati i sigilli che impongono ai proprietari la pulizia dell'area e la messa in sicurezza. Accanto alla palazzina, che rischia di crollare, ci sono altri 3 palazzi abitati. Uno spazio di cura basato sul supporto umano, un ambiente sereno in cui riflettere per trovare gli stimoli e le energie necessarie a riprendere in mano la propria vita. È quello che intende essere il nuovo centro di prima accoglienza per la lotta alle tossicodipendenze e alle patologie connesse, inaugurato in via del Bersagliere a Palermo. La struttura, con 9 posti letto, si trova all'interno di un immobile di circa 600 metri quadrati rimesso a nuovo. Lo gestirà l'Istituto Don Calabria, in collaborazione con il Consorzio Solco e l'Associazione Euro. I 3 enti hanno ottenuto l'affidamento triennale attraverso un bando del Comune di Palermo, con un finanziamento di quasi 950.000 euro. Il precedente illustre perché si tratta di un papa in odore di santità, Giovanni Paolo II. Solo a lui, in tempi recentissimi, era stato riservato il privilegio di stare a pochi centimetri dal busto reliquario di Sant'Agata. Nei giorni scorsi è stata la volta del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che durante la sua visita a Catanese è rimasto per qualche minuto dinanzi alla santuzza. Come è stato più volte ribadito, si è trattato di un evento eccezionale, riservato ai capi di Stato, perché la patrona, come sanno i catanesi, può essere ammirata solo in occasione delle celebrazioni di febbraio e agosto. A descrivere a Napolitano i particolari del busto reliquario è stato il presidente del Comitato dei Festeggiamenti Agatini, Luigi Maina, che già nel novembre del 1994 aveva illustrato a Papa Wojtyla ogni dettaglio della preziosa reliquia. In quell'occasione il pontefice si raccolse in preghiera inginocchiandosi ai piedi della patrona di Catania, e quando proprio Maina gli raccontò che il cardinale Stefan Wyszyński baciò il petto di Agata, Wojtyla si levò subito in piedi ripetendo quanto aveva fatto il prete polacco che lo avrebbe indicato come successore di Giovanni Paolo I durante il conclave del 1978. Oltre al mazzo di fiori bianchi tenuto insieme da un nastro tricolore, Napolitano ha depositato nel sacello il giglio bianco che una signora in Piazza Duomo gli aveva chiesto di portare alla patrona. Durante la visita in cattedrale, il presidente della Repubblica si è soffermato anche davanti alla tomba di Vincenzo Bellini. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video, seguici su www.blogsicilia.it.